Giovanni Russo, direttore generale della ASL Salerno 1, oggi la visita di Sana Sanità per attestare la validità di questo ospedale, ma ci sono anche tante cose che non vanno. C'è stata la denuncia di alcuni dottori che dicono molti reparti, ci sono attrezzature all'avanguardia, ma restano ancora chiusi, c'è mancanza di personale. L'abbiamo specificato perché non dipende da me, io ho trasferito quello che c'era qui a Sarno. È chiaro che un ospedale come questo deve essere potenziato ancora, però abbiamo le difficoltà nel reperire infermieri, figure professionali e anestesisti per far funzionare, non li troviamo. Ho chiesto le autorizzazioni alla regione, quindi mi auguro che le daranno a me o a chi verrà dopo di me, perché io non so quale sarà il mio destino, e quindi ho agito in piena, per quanto mi riguarda, credo di aver fatto bene. Poi saranno gli altri, la cittadinanza e i cittadini, a valutare innanzitutto. Direttore, lei ha detto non so per quanto ancora rimarrò, davvero probabilmente queste potrebbero essere per lei le ultime ore. La direzione generale dell'ASL Salerno 1, dopo quello che ha deciso la Regione Campania, la Giunta, ha revocato probabilmente insieme ad altri due manager. Un suo pensiero su questa bocciatura? Beh, io non accetto il parere della Commissione perché credo che. Io sono stato sempre convinto che i professori universitari debbano fare i professori universitari. La sanità è un altro campo. Se poi la Commissione tecnicamente si è limitata solamente a dire, a guardare i numeri, allora il discorso è diverso, perché poi la Commissione serve fino ad un certo punto, perché poi deve essere la Giunta a valutare l'operato di un direttore generale o meno, perché la commissione è tecnica. Poi, conoscendo i professori universitari, purtroppo molte volte diventano dei teorici e basta. Loro fanno i conteggi, anche il metodo che hanno applicato, secondo me, è insufficiente da vari punti di vista, perché ognuno partiva da una situazione diversa. Cioè, se io parto da una certa situazione debitoria e devo raggiungere il 6% è un discorso. Se parto da una situazione debitoria migliore è più facile raggiungere. E poi dovrebbero coniugare il risparmio che comunque c'è stato in questa ASL rispetto ai livelli essenziali di assistenza che non dovevano essere ridotti. Allora qui c'è la contraddizione in atto che non si risolve, perché se poi io avessi tagliato tutto e avrei chiuso gli ospedali, avrei avuto la reazione in senso inverso. Quindi il discorso è completamente diverso.